tutto il dolce che c'è in Toscana. Con noi in collegamento abbiamo il giornalista enogastronomico, nonché scrittore Claudio Mollo. E il libro è dedicato ai pasticceri in Toscana, no? Mi sembra, Claudio, che sono più di 25. Allora, sul libro c'è una selezione dei migliori pasticceri, cioccolatieri, gelatieri, maestri del lievito madre della Toscana. Come Questo nasce qui. l'idea? No, tu sei giornalista enogastronomico, quindi voglio dire, è importante mettere in evidenza l'identità di questi personaggi, ma come nasce l'idea? Allora, io mi sono sempre occupato di qualità agroalimentare e della ristorazione. E strada facendo, quindi spostandomi, andando, scrivendo, conoscendo, collaborando con molte di queste realtà anche per promuovere la qualità, e ogni tanto, dopo aver messo insieme un po' di materiale, mi fermo anche per fare un libro. Ne ho scritti diversi, e tutti sempre che raccontano di alimenti, di qualità, di storie. C'è tanto bisogno continuamente di promozione, di diffondere quello che è il buono nel piatto, quello che è il Ma anche il buono. patrimonio, no? Nel senso perché tutto è legato a figure che con la loro artigianalità, con la loro maestria riescono poi a mettere in un dolce. Perché poi tu, oltre che scrittore, giornalista enogastronomico, sei anche grafico e fotografo. Quindi tu i libri te li crei in toto, insomma. Sì, sembra di voler fare proprio tutto della serie tutto io, però è così, il libro che vedi anche te lì che Sì, hai. che io poi lo facciamo vedere le varie immagini anche di quello che c'è all'interno, ecco. È stato realizzato per intero, da me, l'ho realizzato io, anche perché appunto come fotografo di still life agroalimentare, fotografo di food. E mi sono divertito, tra virgolette, ad andare a trovare tutti i pasticceri che sono presenti per Che ribadisco, realizzare i sono loro. 25, no? E Sono 25, sì. allora, il filo conduttore che c'è all'interno del libro è il dolce. Però ecco, per quanto riguarda la maestria, per quanto riguarda le peculiarità un po' che hai trovato in questi personaggi, in questi pasticceri. Beh, un grande rispetto della materia prima, grande ricerca, magari anche tanti di loro hanno iniziato tanti anni fa quando certe cose non venivano nemmeno prese in considerazione più di tanto, però le hanno portate avanti, sviluppate, ci hanno creduto veramente e sono riusciti a diventare numeri uno. Lì, se qualcuno la sta sfogliando, conosce diversi di loro, cioè se Sì, conosce devo dire che li il conosco anch'io. Allora, c'è la vita, nel senso c'è proprio la storia, perché qualcuno ha avuto anche il babbo pasticcero, panettiere, oppure chi si è creato da zero. Ma non ci sono le ricette scritte, ma hai avuto un'idea bellissima, no? Quella di mettere sotto ogni pasticcere il QR code, no? Dove si può andare e vedere le ricette di ognuno. Sì, allora io de ho deciso di mettere soltanto i titoli delle ricette Sì. e poi chi è interessato inquadra quel code e si ritrova sul cellulare che poi si possono scaricare Certo, chiaramente sì. sul computer, stamparle e con questa mossa abbiamo evitato Cioè che diventasse un una zuppa tomo. incredibile, esatto, una zuppa incredibile di testo a seguire, è stata decisamente una mossa buona. Però non vi siete fermati solo a questo, cioè non ti sei fermato solo a questo perché hai messo anche all'interno, hai consigliato, no? Gli abbinamenti con i dolci, no? Di vini passiti, di vinzanti, no? Sbaglio? Sì, c'è una piccola raccolta di 24, anche in questo caso, vini dolci della Toscana, fra i quali spiccano in particolar modo Vinzanti, ma non solo, che ho suggerito per andare a cercare per abbinarli con
con queste bellissime idee e creazioni dei vari pasticceri. Claudio Mollo è goloso? No, mi immagino perché per scrivere in questo modo dei vari pasticceri 25 avrai anche assaggiato, voglio dire. Ah, beh, sì, quando si fanno questi libri e quindi si va tu per tu con tutti, sì, si rischia quasi problemi alimentari. Non ti chiederò il più buono perché non sarebbe onesto, assolutamente, perché ognuno ha la sua No, peculiarità. hanno proprio la loro firma un po' tutti, veramente, guarda, non, il buono c'è in tutti perché se no non li avrei selezionati, non sarebbero finiti lì. E ognuno di loro ha la sua firma, le sue peculiarità, Però alimentari. se ti dovessi fare una domanda, no? Visto che sono giornalista enogastronomico da oltre 30 anni, se non erro, giusto? Sì, Com'è giusto. cambiato il gusto, cioè il sapore del dolce? Perché il dolce si sa che alla fine del pasto è quello che ricorda un po' o in positivo o in negativo tutto quello che abbiamo mangiato, no? Se è buono. È andato di pari passo il dolce con il salato, cioè come si sono evoluti certi piatti, affinandosi, alleggerendosi, diventando sempre più fruibili in qualsiasi momento della giornata, facendo i conti con una vita molto più sedentaria di quella che era prima. Quindi le cose si sono dovute gioco forza aggiustare, ma soprattutto alleggerire, rimodellare in quel senso lì, anche il dolce ha subito la stessa, diciamo, sorte, arrivando a proporre dei veri e propri capolavori di sapore sempre più puliti, sempre più giusti, sempre più misurati. Cioè, a un dolce gli diamo anche dei nomi, no? Di cosa ci sta dietro, l'aroma di, la percezione di, mentre invece una volta si è dolce e basta. Invece anche lì c'è stata un'evoluzione importante di materie prime, ma anche di dare purezza, no? Soprattutto Un gusto, un sapore. con le farine e con le lievitazioni, soprattutto questi due punti. Dove lo troviamo il libro? Il libro si trova presso l'editore direttamente, richiedendolo via internet, Che l'editore, ricordamelo. CL di Libri di Fornacette, e poi anche presso i vari pasticceri Quindi presenti. andate presso questi 20 vari, lo trovate anche lì, i vari pasticceri della Toscana. Io Esatto. ringrazio Claudio Mollo, giornalista enogastronomico, scrittore, di averci presentato la sua ultima fatica, tutto il dolce che c'è in Toscana. Grazie a voi. Grazie.